Il giorno dopo sei già sveglio alle prime luci dell'alba. Sei il primo a scendere in cucina a preparare il caffè e ti sorprendi nel vedere Johnny in pigiama e vestaglia sulla porta della cucina poco dopo. La pioggia ha continuato tutta la notte e adesso scende piano, accarezzando le cime degli alberi in uno scroscio monotono. Johnny si strofina gli occhi scostando le tende della finestra. «Buongiorno, cucciolo di tigre. Dormito bene?» «Sì, grazie. E tu?» «Abbastanza. Un po' teso, però. La pioggia mi fa questo effetto.» «Davvero? A me piace, invece. Dove viviamo noi, in mezzo al deserto, non piove mai.» Il caffè viene su dal bollitore. Il profumo si diffonde nella cucina e Johnny spinge una tazza verso di te. «Michael, invece, dorme come un sasso, dovunque si trovi. Gli basta appoggiare la testa sul cuscino e parte nel mondo dei sogni. E non russa neanche.» «Di solito anche io. Solo ieri era una notte speciale. Mi sembra di essere tornato al giorno prima dell'interrogazione con il peggior professore della scuola.» «A chi lo dici? Mi sento allo stesso modo.» Siete seduti entrambi al tavolo. Il giorno inizia a schiarirsi, ma il velo grigio della pioggia copre ancora il paesaggio in lontananza. Bevi un sorso di caffè mentre Johnny prepara due tazze di cereali. «Comunque sono contento che sia arrivato il momento. Non ce la facevo più ad aspettare. L'attesa è la cosa peggiore.» «Hai ragione. Almeno stasera sapremo cosa ne sarà di noi, vero?» Ti dà un colpetto sul braccio sorridendoti. «Ma non sopporterei l'idea di vedervi partire. Mi diverto un sacco con voi.» «Johnny, anche io.» L'orologio segna le 7:30, quando anche il coach scende in cucina, trovandovi intenti a parlare tra di voi. La mattina e poi il giorno intero scivolano via. La pioggia non smette di cadere, fino a che decidete di partire. Avete poco più di un'ora per arrivare al locale dell'evento. I tergi cristalli spazzolano il vetro in un rumore monotono, e tu non pensi a niente per tutto il viaggio. Il Green Coal Club è una costruzione bassa che ti ricorda il gin bar, anonimo e in mezzo al niente. Sono appena le 7 di sera e l'inserviente alla porta d'ingresso vi guarda sorpreso quando gli dite chi siete da sotto gli ombrelli. «L'incontro con Jimmy Angel? Ma è alle 9, mancano 2 ore. «Sì, beh, ma siamo qui. C'è una stanza dove il ragazzo può cambiarsi o qualcosa del genere.» L'inserviente si gira verso il coach in piedi dietro di te, squadrandolo insieme a Johnny dall'altra parte. «E voi chi siete? I genitori?» «Io sono il suo allenatore e lui è il suo manager. Allora, dove può andare?» Tu inizi a sentirti già abbastanza teso. Speri solo di avere un posto dove ti possa sedere e aspettare l'inizio, lontano dalla confusione e dal fragore della musica alta che provengono da dentro. Il locale sembra essere già pieno, anche se il ring in fondo è ancora buio. «Gli spogliatoi degli sfidanti sono da questa parte, ma starete un po' stretti tutti e tre. Di solito i ragazzi vengono da soli.» Vi conduce nel retro, un corridoio con un po' di porte, e apre una stanzetta di pochi metri quadrati con all'interno solo gli armadietti dove lasciare il cambio di vestiti e una sedia. I muri sono sporchi e una luce fredda illumina la stanza, ma il silenzio all'interno è più invitante di ogni altro posto. «Metti le tue cose in uno degli armadietti. Qualcuno verrà a chiamarti poco prima dell'incontro. Fatti trovare pronto e buona fortuna.» Il coach e Johnny sono rimasti sulla porta, mentre tu ti lasci cadere sulla sedia. La stanza è davvero piccolissima e tutti e tre quasi non ci state. Johnny apre uno degli armadietti. La chiave di ciascuno è ancora nella serratura. «Beh, almeno essere i primi ha il vantaggio di non condividere lo spogliatoio con gli altri dopo di noi.» Tu lo guardi senza rispondere. Sospiri lentamente, cercando di scacciare la tristezza che il posto ti ha fatto venire. Il coach deve essersene accorto, perché si avvicina e ti tocca dolcemente la spalla. «Ehi, John, hai voglia di fare un giro? Io resto un po' con Tristan e ci prepariamo.» «La concentrazione prima della prova, vero?» «Più o meno», risponde lui, ma resta serio e ti guarda negli occhi. Johnny fa un passo fuori. «Ok, cuore di tigre. Io sarò in prima fila, lo sai, vero? Ce la farai. Fammi vincere una montagna di soldi alle scommesse stasera.»
ti alzi in piedi e lui torna dentro per abbracciarti stretto, forse per la prima volta da quando vi siete conosciuti. Senti il suo calore, un profumo dolce e intenso, completamente diverso da quello che usa il coach. Solo adesso ti accorgi che indossa un completo nero questa sera, camicia nera e impermeabile nero, elegantissimo. Forse in tuo onore, ti piace e gli sorridi. Johnny, grazie. Ti devo tutto se questa sera siamo qui. Ehi, tigre, ma certo, lo volevo anche io. La prima volta è immortale e qui si tratta della prima volta per tutti noi. Non la dimenticheremo mai. Ti stringi al suo impermeabile, ti senti un po' più calmo e poi lo lasci andare. Lo so, ti cerco quando sono sul ring. Mandami uno dei tuoi sorrisi portafortuna. Contaci che lo farò e dopo festeggiamo. Johnny si allontana e il coach chiude la porta dietro di lui. Nessuno dei due parla per un po'. Dovresti cercare di rilassarti, ma invece senti la tensione salire ancora di più. Il respiro diventa affannoso, il cuore batte più forte, le mani e le gambe iniziano a tremare anche da seduto. Coach, non riesco a trovare il coraggio. Lui si scosta dal muro e si inginocchia davanti a te. Le sue braccia si incrociano sulle tue ginocchia, guardandoti negli occhi dal basso, con le sue mani forti appoggiate sulle gambe che interrompono i tuoi tremiti. Nella stanza fa caldo, ma senti brividi gelati che ti fanno sudare. Bagnano la fronte e il corpo sotto i vestiti e la tua pelle butta già fuori odore acido e rugginoso. Te ne vergogni un po' in sua presenza, ma lo stesso lui ti stringe stretto a sé. Tristan, non ti lascio. Sono qui. E le sue mani ti cullano nel suo abbraccio, avanti e indietro. Un mare calmo. E finalmente anche il tuo cuore ritrova un po' di pace. Il momento della prova è arrivato. La paura è sempre su di te che ghermisce le tue viscere, ma l'abbraccio del coach ti ha donato una nuova consapevolezza, una nuova accettazione. E sei pronto a mettere il piede sul ring. Va meglio, grazie. Ti spogli in silenzio, per poi infilare il tuo speedo e gli stivali neri. Una volta pronto, il coach si spalma sulle mani l'olio dalla bottiglia che ha con sé e inizia a passarlo dappertutto, in movimenti lenti e circolari. La tensione inizia a sciogliersi e i muscoli si rilassano. Dopo il massaggio, il coach ti passa un secondo strato di olio sul corpo, quando, alla fine, l'orologio segna 20 minuti all'inizio dell'incontro. Non hai mai sentito la sua presenza così vicina e rassicurante come adesso. Allora, mi fai in bocca al lupo. Trovi la forza di sorridere, anche se senza vestiti ti senti così debole e vulnerabile. Una tigre farebbe scappare il lupo a zampe levate. Wow, mi sembra di non aver mai avuto così paura in vita mia come adesso. Lui cerca una risposta sensata, ma senza trovarla. Riesce solo a toccarti la guancia accarezzandoti dolcemente. Tu gli prendi la mano. E dai, tu sei quello che dovrebbe farmi sentire meglio. Scusami, forse dovevamo tenere John qui. Almeno qualcuna delle sue battute tirava su il morale di tutti e due. Lasci la sua mano sfiorandogli il viso, i tuoi occhi dentro i suoi. Il tuo essere qui è la cosa migliore che possa avere avuto. Adesso sono davvero pronto. Fai un giro su te stesso mostrando l'outfit. Vado bene così? Anche io sarò proprio in prima fila. Sei perfetto. Ti viene da ridere. Beh, almeno potrai intervenire se mi butterà giù dal ring e le cose dovessero andare troppo male. Puoi scommetterci che lo farei. Coach, abbracciami un'ultima volta. E per altri 10 minuti restate uniti, come prima, senza muovervi. Fino a che guardi il suo orologio. Ok, adesso andiamo. Mi sta venendo da vomitare per la paura. Tu seguimi o potrei chiudermi dentro per tutta la serata. Ce la puoi fare. Non dubitare mai, io lo so. Va bene. E apri la porta. Nel corridoio, con solo il tuo speedo a pelle di tigre e gli stivali neri, senti un brivido di freddo, ma in qualche modo l'essere fuori ti procura anche una scarica di energia. Un inserviente dall'altra parte del locale segna il tuo nome, fa cenno all'arbitro all'interno del ring. Mancano pochi minuti all'inizio e da lontano sei invitato a entrare.
sfili quasi di corsa tra il pubblico in sala, passando tra i vari tavoli e gli avventori seduti. Senti qualche sguardo su di te mentre cammini, finché scavalchi agilmente le corde con un salto, atterrando proprio al centro, di fianco all'arbitro, nel ring ancora non illuminato. Se ti eri aspettato uno scroscio di applausi, o almeno speravi, non succede. Eccetto che qualche battito di mani qua e là, le persone non hanno smesso di parlare tra loro o alzato gli occhi dai loro drink. Ti guardi in giro. Per fortuna vedi subito poco distante il tavolo del coach e Johnny, entrambi con una bottiglia di birra che però non hanno toccato. Ti fanno un cenno di saluto. Sei tu, sei teso. Loro lo sembrano più di te, immobili, a differenza di tutti gli altri intorno che parlano, ridono e bevono. Vedi Johnny però che all'ultimo momento ti rivolge il sorriso che ti aveva promesso, rassicurandoti un po'. Non sai bene cosa fare, così ti appoggi alle corde. Fai i piccoli passi avanti e indietro nel ring in penombra, accorgendoti di come l'attesa sia snervante e la tensione dentro di te cresca sempre di più. Mantenere il respiro calmo diventa difficile, inizi a sudare, ad avere freddo e di nuovo paura, perdendo lentamente il delicato equilibrio di concentrazione che avevi faticosamente conquistato poco prima. «Perché Jimmy Angel non arriva? Perché non fanno iniziare l'incontro?» Ti senti quasi schiacciare dall'energia, dall'attesa e dall'indifferenza delle persone attorno. Sei al centro perfetto e ne senti il peso sulle spalle, hai capezzoli sulle gambe che appena te ne rendi conto iniziano a tremare. Tutto quanto è immobile, come se non ci fosse nessun match. La gente ai tavoli non si cura di te. Si sono dimenticati anche che tu sei lì sotto i riflettori spenti. Ma improvvisamente le luci si accendono e ti abbagliano, distogliendoti dai pensieri in cui ti eri immerso, e nuova adrenalina inizia a fluire violentemente attraverso tutto il tuo corpo. Anche una musica d'ingresso comincia e la gente ai tavoli si volta verso l'entrata illuminata da un riflettore e si avvicinano due uomini, entrambi in tuxedo, con microfoni in mano che prendono posto a un tavolo di fronte al ring. Signore e signori, benvenuti a una nuova serata del Green Call Club. Siamo io, Lloyd e Frank. Continua l'altro al suo fianco prendendo la parola. A introdurre per voi un nuovo incontro tanto atteso da tutto lo Stato. La musica e il piccolo show per un attimo ti fanno dimenticare la tensione. Sei davvero sul palco adesso, sei in uno show, ce l'hai fatta. È il tuo momento di brillare, anche se non lo sa ancora nessuno. Sospiri, controlli il tuo respiro ancora una volta, ti concentri, mentre i due continuano a parlare. Proprio così, signore e signori, questa sera abbiamo come ospite d'onore il magnifico, imbattibile, sensazionale Jimmy Angel! La musica cambia improvvisamente, proprio pochi attimi prima che la figura che hai conosciuto una settimana prima faccia la sua entrata spettacolare. Jimmy Angel entra correndo, un mantello rosso fino ai piedi svolazza sul fisico robusto, il pubblico è in estasi, applaude, urla, quelli di fianco cercano di toccarlo, stringergli la mano, lui batte un 5 che il pubblico gli tende a mani aperte, sorride, flette i muscoli, lo charme e l'energia che hai sentito sprigionarsi da lui la prima volta che lo hai visto, sono vivi e potenti quanto mai e ti raggiungono anche dal fondo della sala. Resti stupito per come tu sia invisibile agli occhi di tutti, attirati solo sul campione. Pensavi di riuscire a catturare qualche sguardo, qualche applauso? Ma questo non è successo minimamente. Che cos'ha lui che a te manca? Da dove crea quell'energia così spessa e abbagliante attorno a lui? Finalmente Jimmy Angel scavalca le corde del ring. Tu sei ancora appoggiato all'angolo opposto, ma lui sembra non accorgersi di te, continuando la sua passerella a braccia alzate e muscoli in posa. Un uomo sui 50 anni lo segue fino al bordo del ring e prende al volo il mantello che Jimmy Angel gli lancia. Come la settimana scorsa, il corpo robusto e oliato fino a risplendere è coperto dal mini slip nero con il suo nome in lettere dorate sul retro. Continua a sorridere. Il pubblico si è alzato dalle sedie per urlare il suo nome e applaudire più forte. Ti tornano alla mente le parole del coach. Ricordati di iniziare senza resistere. Non combattere. Fagli credere di averti in pugno senza la minima difficoltà. Lascia che abbassi la guardia. Così poi puoi colpire.
E va bene, così sia. Finalmente Jimmy Angel si gira e sembra accorgersi di te, ancora con le braccia a mezz'aria, i muscoli tesi che gocciolano olio. La sua pelle emana un buon profumo intenso, ma una volta giratosi verso di te, lo sguardo per il pubblico si trasforma in una lama di rasoio. Nessuna parola, nessuna stretta di mano, e si è già voltato verso il suo angolo. Signore e signori, all'angolo rosso un grande campione, titolare diverse volte in passato della cintura della North Wrestling Federation, stasera qui con noi. Diamo un altro immenso benvenuto al grandioso Jimmy Angel! Proprio così, Lloyd. Noi tutti aspettiamo con ansia di vedere come si comporterà sul ring stasera, lo spettacolo a cui ci farà assistere. Sarà fantastico! Nell'angolo blu, lo sfidante da Las Vegas, Cuore di Tigre! Il riflettore si sposta su di te. Senti il calore della luce che ti investe di sorpresa e riesci soltanto ad alzare le braccia nel sentire il tuo nome. Fiumi di sudore scorrono dalla tua pelle bagnata. Un brivido di eccitazione e di energia ti attraversa e ti piace, ma la luce torna subito su Golden Jimmy quando Frankie riprende il discorso. Tu ormai non ascolti più. L'arbitro vi chiama entrambi al centro del ring. Rabbrividisci, ma riesci ad avanzare passo dopo passo. Jimmy Angel è già al centro. Allora, siete pronti? Annuisci, il tuo avversario non distoglie gli occhi da te. Voglio un combattimento leale. Niente colpi sotto la cintola, morsi o tirate ai capelli, intesi? Annuisci ancora. Tutto il rumore e la confusione attorno a te sembrano essersi spenti, come se qualcuno avesse abbassato il volume, ma in quel silenzio non sei sicuro di cosa fare. Allunghi la mano verso Jimmy Angel, un gesto sportivo che ti è stato insegnato sin dall'inizio. Ti sembra di muoverti al rallentatore, così come le parole dell'arbitro e la reazione di Angel davanti a te, quasi stupito dal tuo gesto. Ma fai appena in tempo ad accorgertene, perché non appena il campione alza la sua mano, invece che stringere la tua, la solleva velocissima e il suo palmo duro e pesante ti schiaffeggia in pieno sulla guancia. Tutto il rumore attorno a te si alza di volume all'improvviso. Il tuo corpo è rovesciato di lato dall'impatto violento del colpo, il viso si infiamma di dolore e i tuoi stivali si incrociano quasi perdendo la presa sul terreno. Ti strofini la pelle incredulo, lo schiaffo è bruciante. Guardi l'arbitro, ma la sua unica reazione è alzare il braccio, facendo suonare la campanella d'inizio a bordo del ring. Riprendi l'equilibrio più veloce che puoi. Jimmy Angel ti sta già girando intorno. Inizi a correre in cerchio anche tu. Senti i suoi occhi che ti studiano. Non provare neanche a reagire. Ti sussurra quasi sottovoce. Le sue labbra si muovono. Le parole sono coperte dagli applausi e dalle grida del pubblico, ma ti arrivano chiare al cervello. Vieni qui a sfidare l'unico campione pensando di avere una possibilità. Ma guardati, ti pentirai di averci anche solo provato. Le vostre braccia si intrecciano all'unisono, le sue mani si aggrappano alle tue in un abbraccio che è una prova di forza. Fallo vincere, confondilo. Lascia andare le tue braccia apposta fingendo di soccombere. I muscoli si rilassano per essere schiacciati subito dopo dalla pressione dei suoi, che spingono le tue mani indietro, i tuoi passi arretrano. Il suo corpo si butta contro il tuo fino a rimbalzare sulle corde. Senti la tua schiena tagliata dall'elastico, poi la spinta vi ributta in avanti. Jimmy Angel continua a spingerti, tu ad arretrare veloce, lui contro di te, finché l'altro lato del ring ferma la vostra corsa. La tua schiena colpisce ancora, stavolta alla colonna del ring. È dura e fredda nonostante le imbottiture di spugna. Dolore secco si accende tra le scapole sulla spina dorsale, facendoti sputare aria dalla bocca, ma è un attimo. Angel si butta con tutto il suo peso addosso a te, schiacciando il tuo petto ancora più violentemente. Fottuto ragazzino! E staccatosi da te per un secondo, nell'attimo in cui cerchi di riprendere fiato, un altro manrovescio molto più violento del primo ti ribalta violentemente il viso dall'altra parte. Questa volta il dolore scompare subito. L'adrenalina che fluisce nel tuo corpo sembra anestetizzarlo. I tuoi occhi si coprono di stelline fosforescenti. Un braccio viene sollevato a forza e la tua testa viene abbassata in una morsa d'acciaio. L'aria fatica a passare, la trachea ti sembra bloccata da qualcosa e quando
quando la nebbia abbagliante si dirada, senti la testa sotto il suo braccio e un attimo dopo vieni sollevato di peso e librato in aria. Il mondo si capovolge adesso. Vedi le corde e le colonne del ring di fronte a te, così come tutte le persone al di là. Non ti accorgi quasi che l'ossigeno non arriva al cervello, perché un secondo dopo un impatto violentissimo ti colpisce alla schiena, su cui atterri violentemente al tappeto. Stavolta il dolore è 10 volte più intenso, il tappeto soffice del ring sembra d'acciaio e ti sembra di sentire una vampata incandescente dentro i polmoni. Rotoli sulla schiena per cercare di calmare il bruciore e solo all'ultimo momento noti la sagoma immensa su di te, anche troppo velocemente. Il corpo di Jimmy Angel atterra con tutto il suo peso sul tuo stomaco scoperto e vulnerabile. Il peso è così forte che ti sembra di vomitare le viscere, i polmoni e tutta l'anima che hai dentro. La sua mano poi ti artiglia i capelli, spingendo il viso contro la superficie lucida del suo corpo. Il tuo naso colpisce il duro delle sue costole, la fronte si scontra e un colpo sordo ti risuona nel cervello, facendoti vedere tutto nero per un secondo. Tutto è così veloce e doloroso, e lui così forte, grosso, pesante. Quando senti la sua massa rialzarsi da te, tiri un sospiro per riprendere fiato. Il cuore riprende a battere, lo vedi alzarsi e flettere i muscoli in direzione del pubblico. Ti rialzi a fatica in ginocchio, appoggiato alla corda più in basso. Il fianco ti brucia ancora e fatichi a respirare, ma usi quei pochi secondi di tregua per riprendere fiato. Ma tutto sta andando troppo veloce. Un attimo dopo Angel è già su di te, non lo avevi sentito arrivare, e alle tue spalle la sua mano ti strappa da terra per i riccioli rossi, tirando violentemente la testa all'indietro e costringendoti ad alzarti. Ti attacchi alla sua mano, cercando di diminuire la pressione sui capelli, ma con scarso risultato. Ti sta trascinando dall'altra parte del ring, finché ti spinge ancora violentemente la testa contro la colonna in un impatto devastante. La vista ti si annebbia ancora e le gambe per un attimo incespicano. Cerchi di aggrapparti a qualcosa, ma anche le tue mani brancolano nel vuoto e senti solo il fianco destro scontrarsi sul terreno, le gambe in aria che ricadono inermi sul tappeto. In qualche angolo del tuo cervello sai di essere a terra, ma la tua mente sta cadendo ancora nel vuoto, senza appigli, senza speranza di fermarsi. È troppo difficile, molto più di quello che pensavi, è molto più doloroso. Un lamento flebile esce dalle labbra socchiuse, non per il male alla testa o alla schiena, ma per cercare qualcosa con cui fermare la caduta. Finalmente la tua mano incontra qualcosa di bagnato e scivoloso, e poi qualcosa ti entra violentemente in testa dall'orecchio. È la sua voce, devastante come un pugno nel timpano. Ecco che cosa vuol dire mettersi contro di me, piccolo coglione del cazzo! Alzati, abbiamo appena iniziato! Cadi ancora, ma questa volta in direzione opposta al tappeto. Sei sollevato in aria come contro la forza di gravità dalla mano di Angel, che stringe e che ti stringe, mentre l'altra ti colpisce a pugno proprio allo stomaco, facendoti vomitare altra aria in un rantolo bagnato. Così, prenditelo tutto, ragazzino! E un altro pugno allo stesso punto colpisce ancora. Questa volta tossisci aria e saliva verso le corde in fronte a te. Il suo pugno resta dentro il tuo corpo, non si stacca. Continua a spingere le carni morbide della tua pancia proprio sopra l'ombelico, schiacciando le viscere all'interno. Senti la mano che si apre, quasi accarezzando gli addominali, per poi scendere, abbassarsi verso le cosce. Sei già completamente fradicio di sudore. La sua mano scivola sullo slip nero e per un attimo indugia sul gonfiore sotto lo spido. Le sue dita lo circondano, assaggiandone la consistenza, ma è solo un attimo, prima di scendere ancora tra lo spacco delle cosce proprio sotto i testicoli. Senti una pressione proprio lì e sul collo allo stesso momento, poi perdi ancora il contatto con il terreno che si allontana improvvisamente dai tuoi stivali e il mondo si capovolge di nuovo. Urli per una pressione improvvisa di tutto il tuo peso sul tuo collo, stretto dal braccio di Angel che ti sta tenendo sollevato in aria di nuovo. Stavolta fai in tempo a scorgere tutto quanto da quella strana posizione all'incontrario, ma il tempo si dilata. E aspetti terrorizzato l'impatto che sai non tarderà ad arrivare, mentre le tue mani si attaccano al corpo sudato. Senti sui tuoi palmi pelle scivolosa, il nero del suo slip, il duro dei suoi muscoli, delle sue ossa, dei suoi polsi. Lanci qualche pugno che arriva a colpire, ma debole e stanco. E poi l'impatto.
Stavolta eri preparato e la caduta sembra essere più leggera. Forse la tua schiena si era abituata o l'adrenalina ha coperto ancora il morso del dolore. Resti disteso a terra guardandoti in giro. Il colpo sembra averti anche svegliato e Jimmy Angel ha ripreso la passerella intorno al ring. Riesci anche a sentire lontano la voce metallica di Frank Lloyd. E abbiamo ormai perso il conto da quando il nome di Jimmy Angel sia sinonimo di successo. Anche stasera, signore e signori, guardate come i suoi colpi... Ti volti faticosamente verso l'altro lato. Riprendi la concentrazione proprio quando Angel si gira per tornare da te. Stavolta ti senti pronto. Ed ecco, lui ti corre incontro. Vedi il rallentatore, lo slancio che prende, il salto che spicca, lo staccarsi da terra, il suo gomito verso il tuo stomaco scoperto. La tua gamba nuda sale. È solo un secondo prima, ma ti sembra tutto il tempo del mondo quando il tuo stivale nero colpisce il bersaglio. La tua gamba viene violentemente spinta indietro, tu resisti per quanto puoi, ma è come un macigno che si scontra su un bastone di legno e riesci a deviare la traiettoria della sua discesa strappandogli un grido di sorpresa e dolore. Il tuo stivale gli entra nel fianco, senti l'impatto con le costole e il pettorale che lo ributta a terra di lato, vi rialzate insieme. Ognuno cerca di vincere l'altro in velocità e Jimmy Angel si lancia furioso su di te, entrambe le braccia aperte cercando di catturarti nello stesso abbraccio di prima. Tu scivoli indietro, allungando di nuovo la gamba, puntando al ventre scoperto. Colpisci ancora. Il suo corpo non riesce a trattenere il calcio che entra dentro quanto lui ha fatto prima con i suoi pugni in te. La sua saliva ti raggiunge il petto, ma riprende subito il respiro e ti si butta ancora addosso rabbiosamente. Questa volta non riesci a schivarlo, senti i muscoli pesanti e bagnati che ti cadono sopra, il suo petto ti schiaccia la faccia come un chicco d'uva, le sue gambe atterrano sullo stomaco, tossisci e sputi ancora, ma la bocca, naso e occhi sono completamente tappati dalla sua carne che ti soffoca. Boccheggi e cerchi aria disperatamente, non senti quasi dolore adesso, finché il suo corpo si abbandona di lato e le luci del ring ti abbagliano per un secondo. Le sue mani adesso ti afferrano le caviglie, ti senti tirare lungo il tappeto del ring come uno straccio, le braccia distese all'indietro, le mani alla disperata ricerca di qualcosa che non trovano e stringono solo un mucchio d'aria. Cerchi di resistere, ma Angel ti forza ad aprire le gambe. Senti i testicoli e lo stomaco completamente scoperti in quella posizione, finché ancora tutto il suo peso si abbatte su entrambi. Questa volta il dolore è fortissimo e acuto e urli con tutta l'aria che hai nei polmoni. Angel è ancora su di te e con una spinta si lascia cadere su di te ancora. Il naso e la gola vengono sepolti e il tuo urlo si strozza sotto la sua carne. Altro dolore stritola il tuo viso, anche se poco a poco si fa più leggero. Forse stai perdendo, consumando tutta l'energia ormai pericolosamente vicina alla fine. Tutte le tue idee di mosse, sequenze, il piano iniziale vengono dimenticati in quell'oblio sordo. Non sai come uscirne, non sai cosa fare, aspetti solo il suo prossimo colpo che attraversi la nebbia del tuo cervello e speri che sia l'ultimo. Senti di nuovo tirare i capelli e stranamente pensi a quando sarai vecchio, di come li perderai, ti chiedi se diventeranno grigi o se diventerai calvo prima, vieni strappato all'indietro e non hai energia per ribellarti finché la tua schiena urta violentemente qualcosa di duro che è il suo ginocchio. Una delle sue gambe è a terra, l'altra sollevata, con te sopra, tagliato a metà. Un lato del tuo corpo è spinto verso terra, la sua mano stringe una manciata di riccioli tirando la tua faccia più giù, l'altra mano invece fa pressione sulle tue ginocchia, il tuo intero corpo deformato nell'arco innaturale e doloroso dello spaccaschiena. Urla, bastardo! La sua voce nelle orecchie si è abbassato proprio sopra di te, i suoi capelli biondo platino ti solleticano il mento e quella sensazione fastidiosa si mischia alla tua schiena che quasi si spezza contro il suo ginocchio. Non sai se lo fai per il dolore o per assecondarlo, sperando in un po' di pietà. Adesso capisci cosa vuol dire metterti contro di me! Urla ancora! La tensione aumenta, le tue grida anche. Continua così per altre 3 o 4 volte, ogni volta la spinta si fa più intensa, fino a quando la tua testa arriva a toccare il terreno, tanto sei piegato in due.
Ti spinge poi di nuovo a terra. Il tuo corpo sudato ricade scomposto, le braccia all'indietro e le gambe aperte. Ma ancora una volta non passa troppo tempo dal prossimo attacco. La mano ti artiglia il collo, stringendo forte e togliendo il respiro finché sei in piedi. L'altra mano ti prende ancora sotto l'inguine e sei di nuovo sollevato da terra con le gambe che scalciano il vuoto. Angel corre in avanti con te sollevato. Pochi passi ed è quasi alla fine del ring. Poi ti senti spingere violentemente nel vuoto. Tutto sta succedendo a una velocità incredibile. Non riesci neanche a distinguere i contorni delle cose intorno a te, solo una cozzaglia confusa di colori e rumori, ma il tuo corpo vola letteralmente nell'aria per un tempo che ti sembra lunghissimo. I piedi sfiorano il terreno, fino a che un colpo violento ti taglia in due la pancia, lasciandoti senza fiato ma interrompendo la caduta. Sei impigliato in qualcosa di elastico e gommoso, le corde, ma dura solo un attimo, perché il mondo davanti ai tuoi occhi si capovolge in una giravolta scomposta e una nuova caduta, stavolta in discesa verticale, ti offusca il cervello prima dell'impatto al suolo. Cadi sulla spalla, un bagliore di colori acidi e brillanti ti si apre davanti e non fai in tempo a girare la testa, che mani d'acciaio si aggrappano ai tuoi bicipiti e ti ributtano in avanti. Ti accorgi all'ultimo momento di essere fuori dal ring, il tuo corpo spinto verso dove iniziano i tavoli e un attimo prima dell'impatto. La gente si sposta prima di essere travolta. Tutto è così veloce, ma ti sembra anche lentissimo e ti viene quasi da ridere nel vedere gli spettatori terrorizzati che cercano di evitarti, ma poi il dolore ritorna, immenso e acuto, e ti fa urlare ancora quando colpisci alcune sedie trascinandole in una caduta rovinosa a terra. Senti male alle costole, allo stomaco, alla nuca, alle braccia, alle gambe, ogni tuo muscolo adesso sta bruciando e anche dalla tua bocca un gemito misto a una saliva vischiosa esce sommesso. Ti asciughi la bocca con il dorso della mano. C'è un sapore salato che ti scuote lo stomaco in un conato di vomito, anche se dentro è vuoto. I tuoi occhi sono semiaperti, delle ombre ti passano davanti, non capisci chi sia. Persone che si allontanano, speri che non sia Angel, ma il terrore ti riprende. Sai che sta tornando da te e tu non hai la forza per fare niente, neanche alzarti di nuovo. Una mano si appoggia dietro la tua testa, sorreggendola per un secondo. È così dolce, delicata, tra i riccioli spettinati. Solo quel tocco leggero ti sembra il paradiso in quell'oceano di dolore. Ehi, aspetta! È solo un ragazzo! La voce è così familiare. Ti sforzi di aprire gli occhi. Sei sdraiato a terra, in mezzo ad alcune sedie rovesciate. Pieghi il collo all'indietro per vedere, anche se questo accende altro dolore, e vedi il coach inginocchiato dietro di te. Ti solleva la testa dal pavimento, ma Angel è già al di sopra. «Levati di torno se non ne vuoi anche tu!» Lui non si muove, ti sta ancora tenendo la testa tra le mani. «Hai vinto tu, lo stai uccidendo così! Per favore, lascialo stare!» Sono lacrime quelle che adesso incrinano la sua voce. Il dubbio ti abbandona subito perché ti senti di nuovo strappare da terra. Questa volta il tuo braccio è torto innaturalmente dietro la schiena, davanti ai tuoi occhi altri sprazzi luminosi e taglienti. Provi ancora a gridare, ma dalla bocca non esce più niente, solo aria calda e saliva impastata. Senti ancora il gusto acido di prima. In un angolo della mente speri che non sia sangue, ma il pensiero viene subito spazzato via da un'altra fitta di dolore acuto al braccio in torsione. «Torna dentro!» L'intero tuo corpo è spinto in avanti come un fuscello di paglia, urtando violentemente l'esterno della colonna del ring, il duro del metallo sotto la plastica e l'imbottitura di gomma. Sulla fronte esplodono milioni di aghi che ti trafiggono, uno scoppio di luce gialla ti ferisce gli occhi e riesci a gridare qualcosa di indefinito prima di essere sollevato ancora, volare tra le corde e ributtato all'interno. Questa volta il tappeto attutisce la caduta e il contatto con il ruvido della superficie, paragonato agli spigoli delle sedie di poco prima, ti sembra dolcissimo, anche se il braccio destro viene schiacciato dolorosamente sotto il fianco. Uno sforzo sovrumano della tua mente ti accende altre stelle che bruciano, ma ruoti il collo e ti sforzi di aprire gli occhi, scorgendo il mondo reale attraverso quella galassia di dolore. Angel adesso è di spalle, lo vedi urlare al pubblico, alzando le braccia e flettendo i muscoli. Strano che il dolore che provi ti abbia anabolizzato l'udito e i suoni siano diventati confusi, lattiginosi, non riesci neanche a distinguere le parole. Adesso Angel sta girando intorno al ring, lo vedi sfocato, rallentato, ma immenso e luminoso, strizzi ancora gli occhi, solamente un suono sfiora leggermente il tuo cervello. Una voce. Tristan!
La segui, ti volti, non vedi, non capisci, ti volti ancora, la senti nella tua mente. Tristan! Al bordo del ring tutto torna chiaro e nitido, tutto torna a una velocità normale, solo un millesimo di secondo per riconoscere quel volto, il buchetto nel mento, gli occhi azzurri, è lui. Si trova proprio lì, adesso, al bordo del ring, chiamando il tuo nome, o è solo un altro scherzo della tua mente? Coach, sono qui. Per un attimo ti viene da ridere, devi essere così buffo in quella maschera di dolore del tuo viso e anche sorridere ti provoca un pizzico doloroso sulla fronte e dietro la testa. Sto bene, coach, e sai, non fa più male, non sento quasi niente. Tutto è così irreale e la tua risata diventa un colpo di tosse che ti scuote lo stomaco, la gola e il viso, accendendo altro fuoco bollente sui polmoni. Tossisci violentemente, butti fuori aria calda e sputi saliva sul ring, senti il tuo liquido che ti ricade sulle gambe e alzi gli occhi, giusto in tempo per vedere di nuovo Angel che sta camminando verso di te, coprendo le luci dei riflettori finché solo il biondo platino dei suoi capelli e la sua faccia abbronzata coprono l'intera visuale dei tuoi occhi. Il suo corpo ti butta addosso un odore pungente di olio, sudore, rabbia e violenza che invade prepotentemente le tue narici, lo senti entrarti nel cervello soffocandoti, facendoti lacrimare dagli occhi e dal naso. Ti piace, piccolo bastardo? Non hai ancora visto niente? No, ti prego. Implori mentalmente, ma il tuo pensiero si infrange come un bicchiere di vetro quando la sua mano strappa i tuoi capelli da dietro, piegando violentemente il collo e la testa. Un altro colpo violento ti brucia tutta la parte destra del viso, sbatti ancora contro la colonna del ring e un attimo dopo la presa si allenta, il dolore si spegne come un fuoco leggero, un nuovo paradiso in questo momento che sai che non durerà ancora. Ti senti tirare, quasi sollevato da terra, gli stivali sfiorano appena il ring e ti senti girare dappertutto, il tuo corpo è completamente esposto alla luce dei riflettori, le sue braccia si stringono su di te, senti l'odore del tuo stesso corpo che ti fa rivoltare lo stomaco, il sudore che stai buttando fuori è inquinato dalla paura violenta che il tuo cervello non riesce a combattere e annebbia qualsiasi reazione. Percepisci agli angoli della tua vista il pubblico davanti a cui stai sfilando che lo incitano, vogliono vincere i loro soldi, l'odore dell'alcol, ti urlano addosso, godono di te e della tua umiliazione in uno spettacolo sanguinario. E adesso chiudiamo in bellezza! Il tuo corpo vola ancora attraverso il ring, questa volta atterrando sul fianco. Ti sembra di perdere i sensi, ma resisti. Poi un peso immenso ricade sulla schiena e nel male accecante che provi, ti sembra di spezzarti in due. Le sue mani ti alzano, il tuo corpo cede, le gambe non hanno più energia e le sue braccia si serrano attorno alla tua gola in una presa d'acciaio. Quel poco di aria che hai in corpo viene buttato fuori in un conato. Ti accorgi troppo tardi che le tue braccia sono annodate dietro alla schiena e schiacciate dalla massa di carne che ti sta sovrastando e un secondo dopo già la tua gola sta boccheggiando alla ricerca di un respiro. Adesso una nuova sensazione di terrore prende il sopravvento. Dimentichi in un attimo il dolore, il corpo indolenzito, il braccio ritorto, c'è solo il tuo cervello che senti svuotarsi dolorosamente e il mondo davanti ai tuoi occhi che perde i contorni, i suoni, i rumori in una nebbia di melassa. La mancanza d'aria ti colpisce a fitte ogni qualvolta cerchi di riportare ossigeno nel corpo, ma il braccio di Angel è d'acciaio e blocca qualsiasi tentativo. Le tue mani diventano di ghiaccio, ogni singolo poro del tuo corpo suda freddo, lacrime salate ti scendono dagli occhi e saliva biancastra e rosa impastata dal sangue, scivola dai lati della bocca contorta in un'espressione grottesca e innaturale. Davanti ai tuoi occhi scende un velo grigio, in cui vedi muoversi indistintamente le persone dietro il ring, le luci che si fanno soffuse. Sei arrivato alla fine? Perdere i sensi nella stretta di un campione finito? Forse è meglio così, almeno smetterai di soffrire. Ti viene da ridere, non sai se sta succedendo davvero nella realtà, non credi che le tue labbra possano muoversi ancora, forse stai sognando il suono della tua risata, ma pensi a tutto l'allenamento che hai fatto, il coach, quello che avete sognato insieme, questa nuova vita che era appena iniziata e che già avevi adorato. Mi dispiace così tanto, coach, proprio non ce la faccio. Può davvero finire così? Rivedi la sua faccia al bordo del ring, la sua paura, il suo dispiacere.
Il buio adesso è quasi totale e l'unica sensazione che avverti adesso è l'odore violento dei corpi, il contatto della pelle di Angel attorno al tuo collo. In quel buio cerchi un barlume di forza rimasta. Deve esserci. In fretta, prima che anche quello si consumi, ed eccolo là. Piccolo in un angolo, debole come la fiammella di un accendino, ti aggrappi a quel poco rimasto. Il tuo corpo, le tue gambe, i muscoli d'acciaio che ti stringono la gola, le tue gambe, non riesci a vederle. La vista ti ha lasciato, ma le visualizzi mentalmente. Le illumini con quella piccola fiammella e per un attimo ne torni padrone. Ed ecco. Senti chiaramente lo slancio che parte dai piedi sul pavimento, i muscoli dei polpacci che guizzano, la forza che ti spinge e ti fa volare verso l'alto. Tutto questo avviene così chiaro. Stai volando nell'oscurità e ti senti leggero, anche se qualcosa ti sta trattenendo ancora, quella stretta ancora salda sulla tua gola, ma le tue gambe libere volano verso l'alto, galleggiano. Ti tieni stretto a quella fiammella che guida le tue gambe, sai dove andare, almeno credi. E l'impatto... Uno schiocco, come una frusta che colpisce l'aria, lo stesso suono secco, ma il tuo ginocchio colpisce qualcosa che non è affatto aria. Il duro del tuo osso si schianta contro un altro, qualcosa di morbido che al momento non capisci cosa sia, e tutto succede all'improvviso. I rumori di tutto il locale ti si riversano violentemente nei padiglioni auricolari, le luci dei riflettori abbaglianti trafiggono gli occhi, la tua bocca aperta e disperata aspira aria come dopo un'immersione troppo lunga sott'acqua. Il tuo corpo ricade pesante sul pavimento, l'impatto suona sordo, mentre ai lati altre voci ti raggiungono. Signore e signori, stiamo assistendo all'impossibile! Cuore di tigre è riuscito a rompere la stretta del campione! Non so se voi siete riusciti a seguire, ma qualcuno mi spiega come ha fatto! Lloyd al suo fianco prende il microfono. Proprio vero, Frank! Abbiamo assistito a un fenomenale rovescio! Cuore di tigre ha usato le sue ultime energie per sollevarsi all'indietro e colpire Jimmy Angel con una girocchiata che sembra essere stata abbastanza letale! Frank riprende il microfono. Jimmy Angel sta incespicando sul ring, probabilmente stordito dal colpo. Questa è una svolta sensazionale. Le sorti dell'incontro per la prima volta sono incerte. Seguiamo Cuore di Tigre, adesso è a terra. Sta cercando di riprendere conoscenza. Il pubblico è in estasi. Abbiamo assistito a un salto mortale all'indietro, a qualcosa di mai visto, come l'acrobata di un circo. Frank, hai detto bene. Quella di Cuore di Tigre sembra una mossa più da arti marziali che da wrestling. Ma hey, nessuna infrazione. Vediamo come l'incontro procede adesso. In lontananza le voci dei microfoni scavalcano le corde del ring. Dentro di te invece l'adrenalina sta spingendo al massimo tutte le tue difese corporee, la percezione del dolore, i cinque sensi. Rallenti, controlli il respiro. Vedi Angel ancora in piedi a qualche passo da te. Sta stringendo le tempie tra le mani. La tua testa gira freneticamente alla ricerca nel mare di gente attorno al ring, finché trovi il coach al lato destro del ring in una scena che non avresti mai immaginato. Lui è immobile. Vedi i suoi pugni talmente stretti da sbiancare le nocche, la bocca spalancata dallo stupore, le sue braccia però tremano. E Johnny gli è letteralmente abbracciato addosso, saltando di gioia e urlando il tuo nome. Entrambi hanno però gli occhi che brillano. Sono lacrime di gioia. Hai visto abbastanza quella singola immagine, come il fotogramma di un film delle due uniche persone che ti sono vicine. Basta per ricaricarti in meno di un secondo. Corri verso l'angolo di Angel, adesso appoggiato sulle corde. Scatti in avanti, la tua gamba ti precede in una traiettoria fulminea. Lui fa appena in tempo a scorgere l'inizio dello slancio, il salto e la sua espressione cambia. Forse in quelle frazioni di secondo si sta chiedendo come sia stato possibile averti perso, ma questo dura troppo poco perché il tuo stivale nero colpisce senza esitazioni, rovesciando la sua faccia di lato e buttando il suo corpo contro le corde che lo trattengono nell'abbraccio di gomma rossa. Ti lasci andare nel torrente di adrenalina che ti sta affogando. Non ascolti il dolore che ti brucia. La tua mente corre incontrollata, ti sfugge. Non riesci a starle dietro e non riesci più neanche a pensare. Così inizi a colpire alla rinfusa, calci, ginocchiate contro quel bersaglio immenso e improvvisamente vulnerabile. Signore e signori, questa sera stiamo assistendo un miracolo! Il campione imbattuto da sempre questa sera è in difficoltà e sembra che le cose si stiano mettendo male. Cuore di Tigre lo sta tempestando con una serie precisa di calci al corpo e sembra lui stesso essere rinato di una nuova, incredibile energia distruttiva. Guardate!
Le parole del commentatore ti arrivano leggere, hai di nuovo uno schermo tra te e il mondo esterno e adesso esistete solo tu, Angel e il ring. Tutto il resto è un sogno lontano, schiacciato dalla memoria del giovane biondo che hai visto massacrare davanti ai tuoi occhi una settimana fa e che ti fa infuriare. La tua gamba destra ha colpito così tante volte che senti l'indolenzimento e il dolore dei colpi al femore e passi a scalciare con la sinistra. Angel non urla neanche più, resta immobile sotto la pioggia di colpi che lo sta devastando fino a scivolare a terra. Ti abbassi su quel corpo bagnato senza energie, il colpo alla tempia ha spento le sue luci, i calci hanno dato il colpo finale e anche se ti sembra una pazzia, lo sollevi in piedi per la mossa finale. Alzare quel peso morto più grosso e robusto di te è un'impresa, ma sei deciso a terminare e gli chiudi le braccia intorno allo stomaco da dietro. Che cosa avrai in mente adesso, cuore di tigre? Ha circondato il corpo del campione e sembra che voglia sollevarlo. Angel è pesante. La forza di gravità combatte i tuoi muscoli affaticati, ma ti obblighi a proseguire. L'avambraccio scivola sulla pelle sudata di Angel. La presa ti sfugge, ma continui a sollevare. Il peso ti sembra che ti stia schiacciando il cervello. Senti il tuo sangue rallentare. La tua vista inizia a offuscarsi come poco prima, ma stavolta sei tu che domini e vai avanti. Continui a sollevare sempre più su, il sudore sta gocciolando da ogni poro, senti il salato sulle labbra, ti brucia gli occhi, quasi non riesci a tenerli aperti, altro dolore ti esplode all'interno, pressione pesantissima, finché il corpo di Angel supera la tua testa e finalmente puoi abbandonarlo all'indietro, in preda alla forza di gravità. Signore e signori, cuore di tigre è riuscito a sollevare Jimmy Angel e rovesciarlo in un pesante suplex. Angel ricade, tu dopo di lui. Un tonfo esplode sul tappeto con l'impatto. Altro silenzio. Solo il tuo respiro affannoso. Un impatto che ha scosso interamente il ring e il tuo corpo con violenza, lasciandoti stordito per qualche secondo. Ti ritrovi invischiato in un groviglio di gambe e braccia, scali quella montagna di carne abbandonando letteralmente tutto te stesso su di lui. Il suo respiro è flebile, il suo petto si alza e si abbassa e un rivolo di saliva scende dalla bocca aperta. La tua testa bagnata cade su di lui, chiudi gli occhi, speri solo che l'arbitro arrivi in fretta, adesso che ogni tua singola goccia di forza è stata consumata. Un dolce torpore sta tornando, abbracciando le membra del tuo corpo e salendo al tuo cervello. È bello, e questa volta non lo combatti, solo silenzio intorno a te. Il battito dei cuori, ritmico e sordo, è l'unico rumore. Oh, che pace! Fatemi chiudere gli occhi. Poi una voce da lontano, sollevi le palpebre contro voglia. Il coach, non lo stai immaginando, si sporge sul ring urlando a qualcuno dietro di te. La sua è l'unica voce nello stupore generale. Conta, idiota! Non vedi che gli è sopra? L'arbitro si avvicina con un'espressione confusa. Ti sforzi di mettere a fuoco l'immagine, ma vedi solo il corpo sfocato di Angel, su cui sei appoggiato con tutto il tuo peso. Gli sollevi una gamba a forza con un braccio. A bordo ring il coach continua a gridare. Sbrigati, inizia a contare! Le sue mani si agitano nell'aria e poco dopo altre voci si levano dal pubblico. Sì, conta, che stai facendo? Non vedi che è a terra, muoviti! Conta! Cuore di tigre! Cuore di tigre! Poco dopo un coro si è levato dal pubblico. Tutti stanno urlando il tuo nome e non ti sembra vero. Percepisci il respiro del tuo petto sopra quello di Angel, ancora stordito e subito dopo il movimento dell'arbitro di fianco a te che dopo un secondo, lungo come un'eternità di esitazione, si butta a terra e la sua mano si abbatte pesantemente sul tappeto. Uno! Cuore! Il colpo rimbomba attorno a te, ti entra nel cervello, altro dolore acuto che si fa strada nella tua testa e chiudi gli occhi, cercando di scacciarlo, scuoti la testa, cerchi di tornare in te, i capelli gocciolano sudore sul tappeto bagnato. Due! Di... Signore e signori, ancora la voce metallica e lontana del commentatore sopra di te. Abbiamo assistito all'incredibile stasera. Solo un altro colpo e cuore di tigre si aggiudica il match. Strizzi gli occhi più che puoi, il dolore alla testa non smette di martellare. Ti prego, fai che non si rialzi, ti prego. Non sai neanche chi o cosa stai pregando, ma le tue mani schiacciano quel corpo senza forze sotto di te, scavando nella massa di carne oliata. Solo un respiro irregolare e rumoroso fa alzare e abbassare il suo petto.
Solo un altro secondo, ti prego, sbrigati! Tutto si muove al rallentatore. Il coach è sempre al bordo del ring, così vicino e così lontano. Adesso ti sta urlando qualcosa, ma la sua voce è coperta dal fragore intorno a te. Cerchi di ascoltare meglio, ma anche non osi muoverti per paura che Jimmy Angel ti spinga via e si rialzi. E 3! KO! Tigre! Cuore di tigre! Cuore di tigre! Cuore di tigre! KO, signore e signori, è letteralmente impossibile, io lo ripeto, ma vero, il campione è stato battuto, il vincitore del primo incontro di stasera è Cuore di Tigre, Cuore di Tigre, lui è il vincitore, un applauso! E all'improvviso un rumore immenso scoppia tutto intorno a te, è un mischiarsi di applausi, urla, colpi di bicchieri sul tavolo, piedi che sbattono per terra, gente che chiama il tuo nome, altre parole di Frankie e Lloyd che parlano insieme, ma il tuo cervello è troppo sovraccaricato di dolore, eccitazione e incredulità per registrare tutti quei significati mischiati in una massa confusa. Ce l'hai fatta! Ma sta succedendo davvero? Hai davvero vinto? Per esserne sicuro tocchi il corpo sotto di te, lo guardi sperando che non ti stia sbagliando, sperando che non sia uno scherzo della tua mente o un brutto sogno che finisce proprio quando ti stai accorgendo di dormire. Jimmy Angel è ancora lì, il tuo ginocchio sul suo stomaco, la testa riversata di lato, i capelli scompigliati in faccia e sul pavimento del ring. Ancora KO. Ti guardi in giro, ma una miriade di luci bianche ti acceca, devono essere i riflettori del soffitto, ma sono tutti attorno a te e non riesci a vedere niente. Senti però qualcosa che ti solleva dolcemente verso l'alto, le tue gambe seguono la spinta con un contatto caldo, un segno di vittoria. Adesso stai volando tra i riflettori, o forse sono stelle, o sognando, o forse no. Abbassi la testa, un senso di vertigine ti invade e chiudi gli occhi finché non passa e riesci a guardare. Il coach è proprio sotto di te, ti ha sollevato per le gambe, ti sorregge dal basso, ti sorride raggiante mentre la voce di Frankie irrompe nello spazio irreale sopraelevato in cui ti trovi. Cuore di Tigre ha vinto l'incontro contro il campione, portatelo qui, abbiamo tutti tantissime domande da fare a questo giovane lottatore, ha lasciato tutti senza fiato. Ancora i suoni delle voci ti arrivano distorti, ma la luce bianca che ti acceca inizia a farsi più dolce e leggera e allo stesso tempo percepisci altro dolore allo stomaco, alle gambe, ai muscoli delle braccia, ma anche il suono familiare di una voce che conosci, il profumo a cui sei stato tanto vicino che riconosceresti anche a occhi chiusi. La sua voce ti sembra lontana, ma lui ti chiama ancora, ti fa scendere piano e allora lo senti meglio come nebbie che si diradano. Tristan! Oh, coach! La sua mano si appoggia sulla spalla, poi ti abbraccia e ti senti stringere forte. Hai vinto, Tristan! Ce l'hai fatta! Ti guardi in giro, tutto è ancora troppo luminoso e doloroso. Ti volti di nuovo verso la figura rassicurante del coach davanti a te. Sì, sono io! Ce l'hai fatta! Hai vinto! Sei stato incredibile! Il suo sorriso è immenso e ti solleva ancora in alto da sotto la vita. Il pubblico applaude ancora più forte e molti si alzano dai loro posti. Questa volta riesci a sollevare le braccia in segno di vittoria, ma non ti viene in mente niente da dire. Solo spostare i capelli dalla fronte con la mano ti costa tantissima fatica, anche se l'energia degli applausi che ti colpisce è fortissima e inebriante, un balsamo stupendo che dura per minuti interi. Quando poi il coach ti rimette a terra e scende dal ring, l'arbitro si avvicina e ti alza di nuovo il braccio. Dai un'occhiata al tuo corpo, coperto da uno spesso strato di sudore che ti penetra nelle narici, i capelli appiccicati sul collo, il costume che ti pende storto sulle cosce. Devi essere in uno stato pietoso, ti senti così sporco, sbagliato, impresentabile, ma il pubblico continua ad applaudire e applaudire. Anche il commentatore, quello chiamato Frankie, sale sul ring con il microfono in mano e ti solleva l'altro braccio. Nell'altro angolo del ring, un paio di inservienti e quello che pensi sia il suo manager stanno facendo sedere Angel contro le corde. Sta lentamente riprendendo i sensi, ma evidentemente non si regge ancora in piedi, e neanche tu. Signore e signori, adesso è venuto il momento di fare qualche domanda a questo lottatore. Allora, figliolo, hai vinto? Come hai fatto? Come sei riuscito a battere il campione? Ti metti il microfono sotto la bocca, l'applauso è finito e il silenzio è di nuovo totale, tutti aspettano la tua risposta. Ti guardi in giro, un mare di occhi è puntato su di te, ti senti improvvisamente così stanco, vuoto. Io
Frankie ti tocca con un colpetto sulla schiena per incitarti a parlare, ma ti sembra che la mente si sia chiusa, la voce ti esce acuta, trema quando ne odi il suono. Beh, io ringrazio tutti per essere qui. Incespichi, altro sudore scende a rivoli dalle ascelle e dalla fronte. Lo senti negli occhi che ti strofini con le mani bagnate e la gola secca. Non eri pronto a questo, ma al lato del ring scorgi un movimento in nero. Johnny scavalca le corde e si piazza di fianco a te, sorridendo al pubblico con le braccia alzate, come per chiedere silenzio, indicandoti. Il pubblico riprende ad applaudire nel momento in cui lui ti prende il microfono dalle mani con un movimento gentile. Tu lo cedi con gratitudine e lui sorride prima di parlare. Signore e signori, voglio presentare Cuore di Tigre a tutti voi. Avete assistito alla magnifica forza, tecnica e agilità di un giovane campione come non ne vedrete altri. Vi prometto che lui tornerà prestissimo e vi farà letteralmente sognare. Questo ragazzo è una stella scesa dalla galassia. Non dimenticatevi di lui, non avete ancora visto niente. E un nuovo applauso scroscia davanti a voi come una cascata, un'onda che si propaga dal davanti a tutto intorno. La gente si alza dalle proprie sedie e inizia a urlare il tuo nome. Johnny è completamente a suo agio, sotto gli occhi di tutti. Noti anche quanto sia perfetto nel suo completo nero. Sospiri di sollievo. Lo guardi con gli occhi pieni di gratitudine e lui ricambia con il familiare occhiolino per poi sollevare di nuovo il tuo braccio e farti sfilare davanti al pubblico, come Jimmy Angel all'inizio dell'incontro. Estratto dal diario di Michael Wordsworth. Casa di John, Landell Fields, 28 settembre 1979. Mentre scrivo queste righe, vedo le mie dita che tremano ancora, reggendo la penna e tracciando la mia grafia sulle pagine. Non penso di aver avuto così tanta paura come stasera in anni e anni. Forse quando combattevo io stesso sul ring, aspettando la campanella, ma poi le emozioni sparivano, diventavano parte del combattimento. Stasera le ho vissute attraverso Tristan, ma la paura non finiva mai. Era come se il tempo stesso si fosse fermato o rallentato a una velocità 10 volte più lenta del normale durante tutto l'incontro. Non riuscirò mai a descrivere quanto abbia sofferto prima e quanto sia stato felice dopo. È una sensazione travolgente che mi scuote, mi lascia senza parole e senza pensieri. Sin dal primo momento che ha messo piede sul ring, lui era bellissimo e sperduto. Ho iniziato a tremare da allora. Ho dubitato, chiedendomi se non l'avevo spinto troppo presto e ne sarebbe uscito massacrato. Le luci del palco lo spogliavano completamente. La pelle era ancora più bianca, i capezzoli rosa, la curva morbida della pancia sopra lo slip nero. Così fragile e giovane in mezzo a tutti quelli seduti attorno e soprattutto vicino a Jimmy Angel. Era quello che era, solo un ragazzo, ma ha vinto. Nella sfida più dura lui ha vinto contro tutti quelli che non ci credevano. C'è riuscito. Ho dovuto più di una volta chiudere gli occhi. Non riuscivo a sopportare il suo dolore o le sue grida. Mi ha spezzato il cuore, volevo gridare, piangere. Anche quando Angel lo ha buttato fuori dal ring, io l'ho implorato di fermarsi e non ho avuto la forza di fermarlo quando mi ha spinto via, riprendendosi Tristan e buttandolo sul ring. E poi lui ha trovato quell'energia che gli ha permesso di reagire e di vincere. Forse è stata la prima volta che ho pregato dopo talmente tanti anni, sin da quando ero bambino e andavo in chiesa con nonna Inge a Habernas, Wisconsin. Mi ricordo che guardavo l'abside della chiesa, le immagini di Gesù e dei santi e la Madonna che guardavano noi dall'alto. Io mi annoiavo così tanto mentre il prete parlava e passavo tutto il tempo solo a osservare quei visi, quegli occhi sbarrati, quei colori terracotta blu e oro. Ma sto divagando ancora. Non so perché quell'immagine mi è tornata in mente proprio in quel momento. Non so se Tristan mi è apparso come un Cristo sanguinante o se stessi implorando quel Cristo di avere pietà di lui. Ho chiuso gli occhi e quando li ho riaperti era libero. Non ci credevo, ma Johnny era di fianco a me, urlava il suo nome, sentivo la sua gioia, era tutto vero e stava succedendo. E ha vinto.
So bene quello che ha fatto. Il tocco di Vincent è indimenticabile. Ho provato anche io quella sequenza, difficilissima da realizzare, soprattutto durante un combattimento e ancora di più nella sua situazione, senza ossigeno al limite delle forze. Quando l'arbitro gli ha alzato il braccio era perfetto. Qualcosa in lui era cambiato. Anche se era sempre il ragazzino di 18 anni, il dolore lo aveva coperto di una nuova bellezza e consapevolezza. Aveva catturato il pubblico, anche quelli che avevano scommesso contro di lui, praticamente tutti, si erano alzati in piedi urlando il suo nome che all'inizio non avevano neanche ascoltato. Era diventato un eroe, un santo, un martire, non solo ai miei occhi, ma a quelli di tutti, senza neanche rendersene conto. Per fortuna John è salito sul ring dopo di me. Il suo affascinante discorso ha calmato un po' il pubblico assetato di domande e curiosità verso il nuovo vincitore, lasciandoli però in sospeso il giusto che basta ad aumentare la curiosità. E molta se n'era creata quella sera attorno a questo ragazzo dai capelli rossi con il cuore di tigre. Avevo talmente tanta paura prima del match che se non fosse stato per John mi sarei dimenticato di puntare su di lui, che era sfavorito 10-1. John ha messo il massimo alle scommesse per me e per lui, $2000 puliti in totale. Chi se lo immaginava che questo avrebbe coperto le spese del viaggio e di un po' di tempo qui? Poi, mentre Tristan si stava cambiando per tornare a casa, abbiamo incontrato McDermott che era lì e io avevo notato in disparte. Un altro combattimento era iniziato. Siamo andati al bar e John ci ha presentati. McDermott mi ha subito ricordato il mio passato, uno dei tanti manager che ho conosciuto, proprio tutti uguali. Lo sport era solo un business da sfruttare per fare più soldi. Non esistevano rispetto, tecnica, lacrime, allenamenti. Era tutto solo una scommessa vincente. Era un tipo di poche parole, ma nel sentire il mio nome, chiese se io ero lo stesso lottatore che ormai in pochi ricordano. Evidentemente per alcuni sono ancora una leggenda, molto piccola io credo, e che si scolorisce come la vernice della mia staccionata sotto il sole. John reagì sorridendo alla sorpresa di McDermott, dovevo essere il suo piccolo asso nella manica per fargli capire che non eravamo degli sprovveduti, contando anche sulla vittoria di Tristan. Lui ammise di essere interessato e di voler vedere almeno un altro incontro con lui, poi se le cose avessero funzionato avrebbe parlato di lui al presidente della North Wrestling Federation. Tutto secondo i piani, almeno. Siamo tornati a casa. Ho controllato che Tristan non avesse niente di rotto o lesioni particolari, ma tutto era ok, a parte qualche livido e graffio. Quando l'adrenalina smetterà di circolare nelle sue vene, cadrà come un sasso e dormirà da favola. Adesso è seduto vicino a me. Non ha voluto andare in camera ancora. Lui e John chiacchierano allegramente. Tristan ogni tanto mi osserva mentre scrivo. John deve avergli detto che tenevo il diario anche quando ero più giovane. Adesso capirà che non ho mai smesso. Tremo ancora un po' al pensiero del dolore che ha sofferto. Ma se lo guardo, vedo che sta bene. Sorride.